Secondo scivolone interno consecutivo della Vigor Senigallia che cade davanti al proprio pubblico al cospetto di un Sora giovanissimo e pimpante che ha interpretato meglio la sfida riuscendo a fare meritatamente bottino pieno. Dopo Alonzi e Conea intasare l'infermeria di Mister Clementi si aggiunge anche Tomba che dopo l'infortunio rimediato contro la Fermana potrà tornare disponibile solo nel nuovo anno e così il tecnico di casa è costretto a ridisegnare la difesa mentre Campolo presenta un 11 con un solo elemento nato prima del 2000. La formazione laziale si mostra subito aggressiva e propositiva mentre la Vigor soffre tanto la pressione dei bianconeri ed esercita un predominio territoriale sterile senza riuscire a sviluppare manovre lineari. Dopo un primo quarto d'ora senza emozioni a procurare il primo brivido sono gli ospiti al 18esimo, Fagotti va via sul fondo a sinistra e mette in mezzo, la difesa di casa si rifugia in angolo. Sul corner successivo lo stesso Fagotti si ritrova in mischia il pallone giusto sul sinistro ma la sua botta da distanza ravvicinata si stampa sulla traversa. La Vigor riesce a creare il primo pericolo al 20esimo quando Fernandez innesca Ferrara che brucia Fili sullo scatto e calcia in diagonale, Bianco è attento e sventa. Superata la metà della frazione arriva il gol che decide la gara. È il 23esimo quando il Sora approfitta di un errore di Beo per guadagnare un altro calcio d'angolo a sinistra. Sullo spiovente in area Campani sbaglia i tempi e l'uscita e Fagotti sul secondo palo di testa trova lo spiraglio per mettere in rete per il vantaggio. La reazione della Vigor è nervosa e poco concreta rendendo agevole ai laziali la difesa del vantaggio e con la Vigor sbilanciata in avanti a 5 minuti alla fine della prima frazione Fernandez sbaglia il rilancio premiando la pressione di Fontana che si può involare in solitudine verso la porta. Lo stesso difensore rossoblu si immola fermando fellosamente al limite dell'area l'attaccante ospite e Gambirasio è inflessibile nelle stralle di conseguenza il rosso diretto. Di Giglio non sfrutta la successiva punizione e la Vigor ha un sussulto al 42esimo quando Di Sabatino gira col destro in piena area di rigore un pallone vagante trovando il pronto riflesso di Bianco che devia contro la traversa. I rossoblu spingono fino all'intervallo senza però riuscire a creare altri seri pericoli alla porta bianconera. Dopo il riposo Clementi aggiusta la squadra inserendo Mancini per Gonzales, ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi per primi al terzo con Fontana che sciupa l'ottimo lavoro di Stampete. I rossoblu trovano il modo di avvicinarsi alla porta laziale al settimo con una manovra elaborata che consente a Mancini di provare la conclusione al limite, palla deviata da un difensore e poi Bianco blocca senza difficoltà. Al decimo Pesaresi riesce a tentare la girata impegnando Bianco che ribatte, Ferrara prova ad avventarsi sulla palla che resta nei pressi della linea di porta ma il portiere laziale con il contributo di un difensore trova il modo di evitare il pareggio. Due minuti più tardi il Sora va vicinissimo al raddoppio con Pozzi che vede il suo destro da dentro l'area respinto dal palo Campani battuto. Clementi cerca in panchina la mossa che possa cambiare l'inerzia della sfida, la Vigor insiste ma senza riuscire a produrre vere e proprie occasioni da rete e con la squadra completamente riversata in avanti rischia molto sulle ripartenze dei bianconeri che però non sfruttano le ottime opportunità in contropiede. La squadra rosso-blu spinge con le ultime energie ma le idee annebbiate e l'ottima organizzazione difensiva dei laziali non consentono ai padroni di casa di raddrizzare la partita e al triplice fischio finale a fare festa sono i bianconeri che salgono in classifica a quota 12 scavalcando proprio la Vigor che resta ferma a 11 punti. Mister, la seconda sconfitta interna consecutiva, una partita che la Vigor non ha giocato particolarmente bene. Beh, direi di no, è la seconda sconfitta ma questa è ben diversa. Contro il Chieti avevamo fatto una grande partita, non meritavamo sicuramente di perdere oggi. Credo che non siamo stati sicuramente all'altezza della prestazione. Quindi una sconfitta è pesante proprio per questo, perché troppi giocatori hanno sicuramente giocato sotto al di loro delle loro possibilità e quindi evidentemente quando sono tanti i giocatori che giocano sotto lo standard evidentemente qualcosa nella preparazione della gara non è andato benissimo, quindi sono sicuramente io che metto in campo i giocatori, sono sicuramente io il responsabile. Mi dispiace vedere questo gruppo così forte comunque perché ha sempre dato grande dimostrazione di attaccamento, grande dimostrazione di forza, di voglia di raggiungere risultati. Mi dispiace vederlo così abbattuto a fine gara sotto la curva. Siamo una squadra molto giovane, ma questa è la nostra forza secondo me, perché oggi abbiamo fatto un primo tempo specialmente anche in parità numerica in cui avevamo fatto una gara e impostato una gara nel prendere molto alto il Senigallia, che è una squadra che sa palleggiare
e l'abbiamo fatto secondo me molto bene. Poi ho chiesto all'intervallo di non mollare, perché poi ci manca quel pizzico di esperienza nella gestione. Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, non l'abbiamo fatto, ma questo fa parte del percorso di crescita. La cosa che mi preme sottolineare è la presenza del nostro pubblico, ci ha dato quella spinta in più che a volte in casa manca. Voglio ringraziare questi fantastici ragazzi, gruppo squadra e gruppo tifosi, che sono venuti e per noi dalla panchina in campo si sentono e mi auguro che si risolva la situazione casalinga.